Va bene, prova audio, prova audio, prova audio. Non mi fa troppo ridere. Mi chiamo Germaine Ayel Bamesantula, vengo dal Togo e vivo qui a Siena con la mia sorella. È stato facile o difficile per te imparare l'italiano? Per me è stato difficile perché per me l'italiano che sentivo alla TV è diverso. Anche se dicono che l'italiano viene dalla Toscana. Soprattutto io ho un problema proprio con la C. Ma la cosa? Ma che cosa mi stai dicendo? Oddio, ma che cos'è? Sinceramente non ho mai pensato di viaggiare, proprio venire in Europa. E mi ricordo c'era questo tio che veniva, diciamo, da nulla così. E lui prima aveva studiato qui a Siena, ha fatto economia. E siccome si è trovato bene, ora lavora, ha un bel lavoro, l'ha proposto al babbo che ma perché le bimbe non viaggiano? Poi mio babbo tiene allo studio, quindi è una cosa per lui molto importante. Io studio scienze politiche e relazioni internazionali, ma le materie che mi piacciono di più sono la parte sociologia. Per esempio, quest'anno ho avuto sociologia dello sviluppo, interessantissimo per me. Vivo in una residenza universitaria a San Miniato de Nicola con la mia sorella. Diciamo che non sono così da sola, mi sento un po' in famiglia. Anche lei studia la stessa cosa come me. È una bimba, diciamo, una bambola per me. Sì, è più piccola. A volte se mi sento un po' sola, c'è sempre lei a fianco a me, anche se non lo dico, è un po' la mia forza. C'è spazio anche per, diciamo, il divertimento nella tua vita quotidiana? La parte sociale della vita è una cosa che mi piace, stare con gli amici, chiacchierare. In 3 anni ho costruito delle amicizie molto forti. C'ho un gruppo proprio che è stretto, stretto, che passo tutta la mia giornata con loro. Clara, Vanessa, Chiara, sono tantissime. Mi ricordo che nel mio primo anno ho conosciuto una persona che oggi mi chiama la sua figlia, si chiama Lucrezia. Quando mi sentivo male, lei mi faceva dai bimba mia piccina mia non devi piangere, perché a volte mi sentivo troppo giù, che mi mancava pure la famiglia. E dopo questo, quello che mi piace di più a fare è di dormire. Sì, lo so, fa ridere, ma è vero. Comunque ho conosciuto i senesi molto carini. La nonna della mia amica Vanessa, quando mi aveva visto per la prima volta, mi ha fatto un regalino, come la mia nonna me lo faceva a casa. Prendi questa cosa! E poi la famiglia, tutta la famiglia insieme, sono molto gentili. Anche se te sei lontano, se trovi delle buone persone, ci senti proprio come a casa. Cioè, mi sento bene a Siena. Non so che parola gira esattamente, ma mi sento proprio bene, soprattutto in primavera. Andare, per esempio, alla fortezza con i miei amici, che da lì è più... ci sentiamo naturali, liberi. C'è questo vento che viene dappertutto. Quindi uno si sente come se è l'unico al mondo. Mi dispiace di dirlo, ma in Africa non ci danno la possibilità di studiare come qui. Io sono nell'ultimo anno del mio percorso e poi voglio rimanere ancora a Siena perché la mia facoltà è una delle migliori. Vorrei continuare nell'ambito sociale, ma prima di avere queste competenze devo stare più qui in Europa. Almeno per 20 anni sono qua. Thank you.